Beck. Va meglio adesso? Mi vedete correttamente? Ok, ma ho dovuto passarlo in 720p e come qualità, non riuscivo a starci dietro. Non so se fosse un problema di CPU o che non aveva. Non era un problema di connessione, era proprio un problema di risorse. Perché stavo usando un botto di CPU e di memoria il gioco. Cioè, sto usando 1,5 GB di RAM e un botto di CPU. Boh, vabbè, proviamo a vedere qua. Mi dispiace di aver dimenticato. Avrei potuto provare prima, effettivamente. Ho detto facciamo la blind run, tanto la connessione ci sta, e invece non sta dietro al coso. Dal punto di vista dell'audio è troppo forte l'audio del gioco. O è a posto? Devo guardare le impostazioni. Twitch integration, cos'è? C'è un'integrazione con Twitch? Username Twitch è Mazzetesse. Boh, però non so come funzioni. Cioè, ci sono dei voti. Boh, non lo so. Graphics, magari scendendo questo, scalando qualcosa di questo, mi va un po' meglio l'uso della CPU, può essere. Full screen. Ah, forse questa, eh. Mettiamo il massimo frame rate a 60. Ok, confirm. Vediamo un attimo se è migliorata la situazione dal punto di vista di utilizzo. Bah. No, mica tanto. Anche queste sono tutte robe che vanno sulla scheda grafica. Integra, integra. Ma ho messo quella roba là, ma non so che cosa. Cosa integri? Integrali? Puoi votare sulle catastrofi? Ma ne sai più di me, ma come fai a votare? Fichissimo. Tu di sicuro mi mandi giù adesso qualsiasi peggio cose del mondo. Allora, proviamo new game, non so assolutamente niente. You are entering a post-apocalyptic world where building a colony certainly has its challenges. The tutorial guides you to survive and thrive in these hostile environments and help to learn the basic gameplay. Ok, ci sto dicendo, questo è il tutorial. Va bene. Dammi i tutorial messages. Allora, ok, environment. La scintilla che ha fatto iniziare tutto. Alcune reazioni di catastrofi globali hanno distrutto la maggior parte della popolazione globale e hanno mandato la gente uno contro l'altro. Quelli che sono rimasti must now survive the aftermath in this post-apocalyptic world. Allora, ci sono tre opzioni possibili quindi di start. Ok, che una è più difficile dell'altra. Diciamo che iniziamo con quello più facile. Cities are demolished, but nature prevailed. Catastrophes. Direi che andiamo sempre sul più easy. Che non spiega niente. Resources. The group had prepared well in advance. Ok. Ah, questo non cambia la difficoltà, sono delle ideologie diverse. There's no survival guide for post-apocalyptic like this. Different people have different ideas on how to survive with none more right or wrong than the other.
Unlocks more options in the tech tree. What kind of a leader are you? E qui abbiamo tre opzioni. Hardy survivalist, ok, che abbiamo dei metodi più survival. Visionary architect, più resource management. O chaotic misfit. Potential to make hasty progress. No, io farei l'architetto visionario, dai. Gatekeeper, life is unfair, but sometimes it feels like you are not alone. Whether it is an invisible guardian or just pure fate, but it sure feels like someone is watching over us. Few challenges is a tough road. Suffering can't be avoided. No, Andrei. Ah, queste due sono difficili uguali, ok. Questa non troppo, facciamo questa. Che è 33% di difficoltà al momento. Allora, specialist. Seleziona il tuo gruppo iniziale di specialisti. Allora abbiamo Plati, Scavenger, Fighter, Scientist, Scout, Scientist, Scientist, Fighter, Scavenger, Scientist, Scavenger, Fighter, Scout, Fighter. Allora, le abilità che hanno sono velocità, attacco, ricerca, Scavenge e Recovery. Come tre sempre, ma sei matto tu? Io non so neanche come ci si cambia il pannolino qua. Ma 6 è un buon. 6 è la media, ok. Di velocità. Attacco 7, 10, 20. Ok. Ricerca, scavenge e recovery. Allora, direi che ne possiamo prendere tre? Ah, io prenderei un scavenger, uno scienziato e un picchiatore. Questa c'ha il platypus sulla testa, molto paradossiana, mi piace. Poi di picchiatore, questo c'ha già la testa fasciata, non so se è un buon segno. Ah, ci sono anche gli scout cosa fanno? Corrono di più. Non è che me ne freghi poi più di tanto. Però attaccano di più. Però scavengiano meno. Non lo so. Non lo prenderei comunque l'Explorer, lo Scout, balle varie là. Questo mi sembra un pazzo fulminato. Questa mi sa già più di tosta. Anche questo è simpatico. Dai, questo mi piace. Scienziato. Facciamo come Netflix, prendiamoci il tizio inclusivo. Vadi, continue. Ah, visuals. Questo mi sembra molto anarchia del mondo. Questo mi sembra. Boh. Uno scienziato a caso. Buonasera, Brema. Fuoco. Questo mi piace molto. Sto pesce l'isca morto. Questo mi sembrano molto commi. Questo mi sembra un Pokémon. Dai, questo mi piace un botto. Però prendiamo l'arancione. Vai. Nome della colonia. Ma dai, erano più belli quelli all'inizio. Perché più va avanti, più sono brutti? Earl Caster, dai, ci sta. Colony motto, rather death than dishonor. Meglio la morte che il dishonor. No, in realtà no.
Adapt and overcome, va bene, dai. Una bella nutria e io voto l'ornitorinco. Mi spiace, ormai ho scelto il pesce morto. Scusa, facciamo. Lo chiede, il nostro motto sarà Pierpa Twitch for Scavenger. Mazzietitia. L'ho scritto giusto Pierpa Twitch, io ho messo la maiuscola perché mi piacciono di più le maiuscole. No dai, ma va bene il caster. Scavenger, ti metto proprio a frugare tra i cespugli di bacche radioattive. Tutorial, sì, va bene, no, questo mi sta dicendo solo quello che ho scelto, va bene dai. Vediamo che cosa succede, secondo me moriamo fortissimo tipo i primi 5 minuti. Comunque è rottissimo OBS, cioè no, in realtà è il counter di Twitch, non so voi cosa dica, ma a me dice uno spettatore, ma ce l'ho aperto io e siete in due collegati, per cui. Ah, non ho letto i consigli, magari potete. Cioè, l'unica volta in cui possono essere utili i consigli sono al primo avvio. Ok, dice che conviene seppellire i morti, va bene. L'accampamento ha alcune risorse, ok. Tra l'altro non so quanto sia survival tutto ciò. Ok, allora siamo in tre che siamo qua nel nulla. Vediamo un attimo UI intanto. Happiness, non c'è nessuno nella colonia. Come non c'è nessuno nella colonia? Coloni. Ma tra l'altro vedo che stanno calando gli FPS in un modo incredibile. Non riesce a reggere i 60 fps? Vi sta laggando per caso? Cosa che mi dice? New home, find a new place, habitable land is no easy task. At the end of the world, what you see before you is what is left of us and our planet. It falls to you to rebuild society with the aid of your people and the modest resources you set out with. Welcome to the aftermath, survivor. Start by building the campsite to mark the center of your new colony. Scout for a suitable location from the mist by moving your specialist. Non mi ricordo più cosa mi ha detto. Quindi devo selezionarli tipo e mandarli in giro. Ok. Come faccio a scoprire se è un posto carino o meno? Ma va bene, la metterei qua. Cioè, qua c'è un cancello, mi sembra un buon posto, no? Come la costruisco? Così, suppongo. Build menu. Campsite. The first building. Ok. Come lo ruoto? R to rotate. Ok, mettiamolo qua, dai. Construction completed, va bene. You're specialists. Specialists are your forefront in getting to know the wilderness. Check them out by directly selecting them. Ok, you can also easily find your specialist via the specialist menu above. Ok, c'è qua. Ah, ma l'ha costruito così, non devono neanche picchiettare per terra per fare due cose, no? Ah, ok, qua ci sono delle varie robe. Shoot the flare cos'è? Tipo per attirare della gente, immagino. Allow the resources. Ok, mi dice cosa puoi tenere qua? Quello va bene. Demolish? No, l'abbiamo anche appena costruito. Ah, questo è per segnalare dei bug, probabilmente. In early access, quindi. No, come adesso si è fermato? Dai! È tutto rotto qua. Ma riesco a scalare il. No.
Un corno. Pierpa, tu come sei messo? Provo ad abbassare tutto dal livello grafico. Lo metto 30. Togliamo l'anti-aliasing. Aliasing. E proviamo un po'. Ok. Ma non è già come più brutto adesso. Con qualità media. Però almeno vedo che non sta più perdendo fotogrammi. Stava saltando. Proviamo a mettere solo i... Sì, no, è una schifezza di ottimizzazione, davvero. Cioè, non mi è mai capitato con un gioco neanche pesante di avere dei problemi di hardware a streamarlo. Rimettiamo high, ma con i 720p. Vediamo com'è. Ma fa schifino, ma va bene, dai. Comunque, prima cosa negativa, dobbiamo dirlo. Ah, qua ci sono delle risorse, che okay, qua c'è del legno, del concrete, che è cemento, ok. Berries, prepare the colony. Cosa che mi dice? Great job taking your first step towards an actual colony. That is, you have unlocked the new buildings to turn this land into something more than a mere wilderness. The area needs to be well prepared for the colonists to survive. Being able to care for all their basic needs is of paramount importance. Quindi, ok, tipo dobbiamo fare delle farm, immagino. Allora, the gate, ce l'abbiamo già. Campsite, ne abbiamo già uno. Poi cos'è che abbiamo qua? Tende, cos'è che ci danno? Non ha protezione contro radiazioni e può essere distrutto facilmente dalle catastrofi. Ok. Emergency shelter, minor happiness penalty. Ok. Storage, ma non abbiamo neanche ancora un cavolo di niente. Trapper. Ok, fa della carne. E questo fa del pesce. Là mi pare che ci sia dell'acqua, effettivamente. Water well, water collector. Resources, questo cosa fa? Trasforma il metallo in altre robe. Trasforma plastiche in altre plastiche. Qua abbiamo delle cose per curarci, tipo... Ah, ok, i gabinetti. Buona cosa. Questo cos'è? Ah, è un cimitero. Medical tent. Decoration, ok. No, in questo momento non ho niente di tutto ciò. Qua cosa che abbiamo? Radio station. Ah, fico, sono come quelle di Cities Skylines. Help, menu. No, quello è fondamentale. Infatti adesso gliene metto uno. Statistics. Cioè, prima gli metto il cibo, perché sennò se non mangiano non posso... Fittato che non mangiano non posso... Non ne hanno bisogno, no? Ah, c'è un tech tree. Overlays. Tech tree, cos'è che abbiamo? Survival skills. Ma ragazzi, 720p fa male agli occhi vederlo praticamente. Però almeno non sta perdendo più frame. Non abbiamo abbastanza punti ricerca. Sì, ma non so neanche come si ricerca. Vabbè, ricercheremo più avanti. Intanto facciamo del cibo, perché se non abbiamo del cibo immagino che... Ma poi tra l'altro lui mi sta dicendo esplora che cosa c'è intorno. Ok, dove state andando tra l'altro? Scusa. Voglio vedere qua se c'è per caso... Se ci sono delle cibarie, non lo so. Tu vai qua. Sì, proprio qua, vediamo cosa succede. Cosa ho scoperto? Cos'è sta roba? Ah, ok, è inquinato, quindi non gli piace andare là. Va bene, ci sta. Non ci andrei neanche io, è inquinato tutto rosso fortissimo, cioè... Cos'è, Fukushima? Ma è quel Pikachu da dove appare?
Cosa sono sti animali? Ci sono dei topi che sono grandi come dei cristiani? Che roba è? Saranno nati di sicuro in quella Fukushima strana che c'era là sotto. Comunque poi perché ci siamo stabiliti nell'unico posto dove ci sono gli alberi morti? Non lo so, anche qua c'è della pollution. Overlays, pollution. Ah, ok, queste sono le mappe che fai. Tipo pollution, ok. Ci sono delle aree inquinate come non so che cosa. Ah, la fertilità del suolo, ovvio, là dove siamo noi è proprio il posto meno fertile. Temperatura, si sta mediamente bene, dai. Acqua. C'è acqua solo dove è inquinato, scusami. No, ok. Risorse, vabbè, sono quelle che abbiamo visto prima. Edifici, li conosciamo. Ok, no, niente, non voglio. No, togli, togli. Basta, grazie. Dove è andato il tizio di prima? Le persone stanno aspettando per. Oh, hunting, ok. Ok, ma io farei più la capannina del cacciatore che andare a picchiare della gente così a caso. Non lo so, è sicuro andare a picchiare del. No, ma non passare proprio là in mezzo a quell'affare tossico radioattivo, scusami, eh. Perché io ho visto qua i mega ratti giganti, ma non so se ha senso. Boh, proviamo a spararli là contro gli animali giganti, vediamo che succede. Andate a picchiare quel tizio. People are waiting for your signal. Ah, ci sono dei sopravvissuti intorno. Puoi invitarli facendo il flare. No, continua a prepararti ancora. Ah, no, dovete votare voi. Lel? Mi sa che dovete votare voi. C'è qualcosa tra i rottami? Non lo so. Adesso li manderò anche a scavare tra i rottami. Non so come funziona. Penso che dobbiate votare voi perché c'è un timer. Potete avete qualcosa? Sì, qualcuno ha votato. Fico, mi piace questa interazione. Ha funzionato, penso premendo 1 ha funzionato. Hai vinto, Brema. Yeee, il 100% ha scelto 1, grazie. Ah, ma poi scelgo comunque io, lol, va bene. Ma hanno ammazzato sti topi o sono morti loro, scusami? No, no, ce l'hanno fatta questo. Ah no, il picchiatore si è preso dei danni, mica male. E sta portando la carne là? Vediamo, scusami. Siete così lenti perché state portando la carne? O per che cosa, scusami? Mi auguro che abbiamo preso la carne là. Vabbè, ma li ho mandati a picchiare dei ratti grossi quanto una casa. Hunting. Ok, io l'ho mandato a picchiare. Dai, poi dopo facciamo. Allora, costruiamo un cosino per la pappa. Dov'è che era qua? Trapper. Iniziamo col trapper. Ce l'avremo qualcosa per trappare qua. Ma tra l'altro, come. Ah no, aspetta, mi diceva, guarda con l'overlay, così ti dice che cosa c'hai. Well then. Aspetta, no, qua cosa che mi diceva? Living creatures from the overlay menu. Ah, living beings. Worker, child, bandit, docile animal. Ma non vedo nessun animal. Dove.
Cioè, là ci sono i tizi, ma Animal, vabbè, sono quelli che ho ammazzato là sopra, probabilmente. Non mi dici che ci sono delle aree di... Togli sto coso. No, non voglio il... Via. Facciamo il trapper e vediamo che cavolo succede. Io lo farei, tipo qua. Mi sembra un buon posto qua, ci sono degli alberi. Cos'è che mi dice? Che deve essere costruito? Scusate, se io li prendo voi li mando... Li costruite? Devo mandarli ogni volta... Dov'è una specie di polvo? Qua tra l'altro c'è dell'acqua, quindi magari posso fare anche il pescivendolo di prima. Però non ha senso che faccia tutta questa gente, perché poi tra un attimo sarò senza risorse, probabilmente. Cos'è che mi dice qua? Ah, che ho bisogno di fare stockpile e food storage. Allora faremo uno stockpile qua. Dai, per metterci la roba. No, però qua ci sono un sacco di risorse diverse. Tipo qua. C'è un sacco di legno, poi cosa che avevamo visto? Il concrete qua, del legno, dell'altro concrete. Vabbè no, lo metto qua, dai. Lo metto qua, lo stockpile e poi mettiamo il food storage vicino al tipello che dovrebbe farlo, il food. Food and Drug Administration. Vai. Tu fai questo, tu fai questo. Ma perché non costruiscono mai quello? Cioè, scusami. Dove... Ah, vanno a prendere le risorse, forse. Musica trap a manetta? Questa che musica è? Boh. People are waiting for you. Ma che people? Scusa, però se faccio invite colonists, cosa succede? Ah, lancia il flare. Boh, ma avrò fatto bene? Scusate se non vi ho fatto votare sto giro, ma perché non sto capendo niente. Ah, mi ha sbloccato un achievement. Ah, il resto del tuo gruppo arriva al campsite. Ah, ok, io non ho solo quelli. Ah, ma c'è un botto di gente. Ma io non ho niente in questo. Sono senza casa e ci credo che sono senza casa. Io non sapevo che arrivasse della gente così all'improvviso. Mettiamo delle tende qua. Tipo Woodstock. Quanti sono? Ma sono in 12, tra l'altro. Oh, non voglio fare i salvini della situazione, ma... Non potevamo aiutarli a casa loro, dai. Ma funziona la votazione, credo. Cioè, adesso non posso più fare quell'evento, mi sa. Buildings are not ready to use after placement, but need to be constructed first. Ok. Open the storage category from the build menu and place a stockpile and a food storage within your scouted area. Ok, quindi qua gli devo dire... Dove li mette? Ma, no, ecco, sono qua dentro. No, boh, penso che l'abbia poi capito. Ok, workers are calling that working buildings. Ok, se li clicco mi fa delle robe. Construction completed food storage. Va bene, ma sono contento. Mo' toglimelo. Dismiss. 12 sono senza casa. Ma come? Ci sono le. Ah no, gli devo dire a sti tizi costruisci. Senti, costruisci. E
E tu costruisci. Perché qua dice che devi mettergli un... No, boh, non so. Ma tra l'altro hanno bisogno di roba che io non so neanche dove... Tu stai lavorando? No, tu non stai facendo un cavolo. Quindi metal... Ah, non lo può prendere il metal. Ma il plank? Sì. Perché il metal scrap, no? Forse per lui non è uno scavenger. Ah, qui ci sono delle carcasse di ratti ancora. Vai a prendere le carcasse di ratti, scusami. Due costruzioni finite. Adesso dovrebbero avere da abitare tutti, no? Spera lei la scavenger. Vai a prendere del cibo da sti tizi e poi facciamo un gabinetto magari. Perché non mi fa... Ehi? Boh. Vabbè, vai a prendere del cemento, non so cosa dirti. E tu vai a prendere... No, active deposit. Come no, active deposit? Venison. Non sto capendo granché. Perché no active deposit? C'è della roba dentro. Questo ne fa 0 al giorno. Ok. Non capisco perché mi dica no active deposit. C'è. Lui è un deposit. Carriers are vital to constructing buildings, workers are colonists. Ah sì, no, mi dice clicca su un colore per sapere cosa sta facendo. Questo cosa sta facendo? Niente. Però è felice, sta camminando ed è poco contaminata. Deposit depleted. Scusami, cosa hai? Ah, i Venison avrà finito. No, ha finito la plastica. No, che cosa ha finito? Ah, non abbiamo più acqua. Ops. Dov'era l'acqua? Water collector. Posso mettere un water collector qua, tipo? No. Come funziona il water collector? Forse devo metterlo qui. Ah, ok, così. Così gli piace, dai, fai un water collector là. Non mi sembra un granché di acqua, però spero che la filtriate in qualche modo, ragazzi. Questo continua a dire, a lamentarsi, che problemi hai? Sono titubante. Sai che perché piangi triste Pierpa Twitch? Cosa... Boh. Ah, quelli stanno costruendo finalmente, ok. Ma noi qua di risorse ne abbiamo. Abbiamo poca roba, però tra l'altro finiremo tutto se non capiamo come produrre le... Allora, facciamo un gabinetto, no? Questo fa vestiti, questo fa tools dal metallo. No, mi hanno sbloccato un sacco di edifici, mi sa, no? Ah, ci sono anche le strade che posso fare. Dopo le fa... Cioè, no, facciamo che farle le strade. No, qua non le può fare. Ah, facciamo una strada qua. Che poi va qua. E poi va qua. E là all'acqua non si può arrivare? Sì, dai.
Vai, così sono più veloci. Perché è triste quest'uomo? Ok. Ma che ci sono dei resource depleted, ma non lo so. No, sto mettendo le strade a caso. Basta, basta. Ok. No, togli questa. Ne hai messa una anche qua a caso, forse. Vabbè. Mentre invece noi stavamo cercando di capire. Questo cos'è invece? No, queste decorazioni. Volevamo fare un gabinetto. Questi sono delle cose che fanno dei prodotti avanzati, no? Oh, mettiamo un gabinetto. Dove lo mettiamo? Lo mettiamo in un posto riparato, no? Boh, mettiamolo qua così non devo fare un'altra strada. L'ho detto vicino all'acquaiolo. Ma perché è triste quest'uomo? Ha dormito male. Ah, oh, cosa ti aspetti? Un loggio di lusso, non so io. Ah, ok, questo scalda. Però io volevo capire un pochettino di più. Metal and junk from metal deposit. Ma quindi questo. Ah, ok, questo serve per prendere il metallo da questo coso qua. Per cui facciamo. Così. Così prende il metallo. E allora ci sarà anche quello per la plastica. Eh già. E allora vado a fare anche quello per la plastica qua sopra. A sto punto. È un po' fuori mano, capisco, ragazzi, ma. Ma avrà bisogno di un deposito, tra l'altro, questo. Waiting for resources. Spero che faccia riferimento a quello. Adjust work areas. Tipo questo. Mi dice dove è work area. Move work area. Boh. Tipo. No. Tipo qua. No, ma va bene dove l'ho costruito. Vai. Lavora là. Ok, il gabinetto adesso è a posto. Occupanti 0 su 1. Ma ci va solo una persona. Scusate, ma sono in 12 persone. Possiamo farne due, no? Direi che due gabinetti possono starci, no? Facciamo la zona toilette. Ora così lavano meglio poi. Tutto. Ha finito lo scrapper. Ok. Per cui adesso questo raccoglierà questi, no? Penso. Cos'è che gli manca un lavoratore, forse? Non so. Questo no. Arrivo un attimo, eh. Allora, forse i rottami anche sotto. Intendi. Quali rottami sotto? Questi affari qua, non so se questi si possono. Queste sono le rovine di un cancello. Ah, dice che posso risistemarle se faccio la cosa del cancello, che è questa. Ho abbastanza per ricostruirlo, eh. Sì, sembra di sì. Ok, dai.
Però in realtà stiamo finendo un po' tutte le cose, ma... Allora, queste sono delle bacche. Plank, ma il... vai a prendere il concrete. Ah, qua c'è della plastica in caso. Anche qua c'è il concrete, vai a prendere anche questo. Recycler, ok, questo sta lavorando anche per il discorso della plastica, buono. Ok, la produttività cambiando il numero di lavoratori, perché se ne metto un altro lavoreranno di più. Ok, però adesso non ho bisogno di tantissime cose di là e poi non so dove altro andare a pigliare le cose. Qua la carne sta bastando, boh. Non so se mangia questa gente. Ho visto cerchio rosso, non so se... Se move work area. Tipo così va bene? Boh. Non so, adesso non ha più il segnale sopra. Ah, non ci sono abbastanza materiali per l'affare. Cos'è che manca? Il legno manca. Ok, per cui tu ti ho mandato il concrete, però vai a prendere le plank invece. E ah, la scavenger dov'è che è? Niente, a girarsi i pollici. Vai a prendere anche tu del legno. Lui è legno. Lui è a prendere del concrete, ok. Di quei rottami parlavi, Brema, il cancello rotto, mezzo rotto. Questa acqua funziona? Produzione 14 di acqua, spero che sia sufficiente, non lo so. Produzione 14, consumo 12, ok, quindi siamo a posto. Food, produzione 2, consumo 10. Come? Quindi non produciamo abbastanza. Cos'è che dice qua? It is a day filled with hustle and bustle, but from the corner of your eye you notice a colonist laying on their back, simply staring at the open sky. When questioned, they smile a wide, half-toothless smile and sing. After everything that's happened, we were given a second chance at life, so why don't you? Dai, votate, votate. Cosa facciamo? Lo sgridiamo o ci mettiamo con noi a guardare il cielo? Perché sto giro non mi arrivano i voti? Boh, ho visto comunque che avete votato uno. Prima l'aveva preso comunque. Perché prima ti aveva preso l'uno, ma adesso non prende niente? Boh. Ma infatti non funziona. Voting complete 0. Ma no, ma scusami, vabbè, ha vinto l'uno, dai. You take up an authoritative role and command the colonists to do their part, like everybody else. They smirk, but get up nonetheless and begin their duties. Life is in the little things. You'll see eventually. They tell you before trekking off. The others seem pleased in having another pair of helping hands. Ok, quindi sono tutti più felici. Però non so perché abbiamo così poco cibo. Ci abbiamo mandato un tizio a cacciare fortissimo. Però stiamo producendo poco. Consumiamo 10 e produciamo 2. Il resto siamo... No, non siamo tranquilli perché abbiamo consumato praticamente tutto quello che esisteva per fare questo cancello. Però abbiamo bisogno di altro cibo, per cui farei la pescheria. Com'è che funziona la pescheria? Qua si può... Perché non me la fa costruire qua? Perché?
Che ti dà fastidio? Ma... Ah, ok, perché quel pezzo deve stare sull'acqua, quindi... No, quindi là non gli piace perché... Vabbè, mettiamolo su sto laghetto qua. Cioè, è un laghetto microscopico, me ne rendo conto, ma vabbè. Ed è vicino a Chernobyl qua, ma... Chi è che era quello che stava prendendo il concrete? Lui, allora tu vai un attimo. Ah no, forse lo costruiscono gli altri. Adesso ci sono i tipelli che vanno a lavorare. Sì, c'è questo Riley qua che sta lavorando. Bravo. Ha dormito male. Ma ho capito, ma. Come case ci sono quelle, mi sa, al momento. Ah, diminuiscono molto le nascite. Ok. No, fa tutte schifo le case, ok? Non ne ho al momento delle soluzioni abitative migliori. Ma è sto cancello come si è messi? Dai, uno di legno e siamo a posto. Ma la ricerca come la... Che bella questa cernia con tre occhi, lel. Effettivamente non è il top, però boh, non me la fa costruire là sotto. Ma comunque vedo che c'è altro metallo lassù quando sarà necessario. Più che altro sono queste robine là che non so come le faremo poi. Quanto produ... Ah no, non è ancora attiva la pescheria qua. Vero, mi manca ancora del legno. Questo è a posto? È a posto, abbiamo tutte le risorse, stanno costruendo... Ah, questo qua che corre, che sta costruendo, l'el. La gente è un po' triste. Abbiamo delle altre robe che dobbiamo costruire in questo momento? Allora, queste le abbiamo già fatte, le strade chi se ne frega, le case ce le abbiamo. Queste sono storage, warehouse. Ok. Cibo l'abbiamo messo, acqua. Ah, questo conserva dell'acqua. Water well. Ok. Scrapper, recycler, trasformano. No, ok, questi sono quelli che abbiamo fatti. Lumber fa legno. Ok, ah, questo ci serve. Questo fa legna da ardere. No, no, non volevo cliccare, scusami. E questo invece... Ah, questo pianta. Però dobbiamo costruire il... Il coso per il cancello. Questo trasforma in vestiti, ma adesso ne abbiamo di vestiti. Questo fa in strumenti, ma per ora ne abbiamo di strumenti. E ci sono queste altre robe qua. Per ora non è inverno, quindi lo scaldaggio diciamo che non è troppo grave. Andrei allora a fare quelli per il legno, visto che abbiamo avuto problemi di legno. Tipo... Ok, abbiamo ricostruito il cancello e abbiamo avuto accesso alla world map. The gate is now open and the vast world stands ready for your specialist to explore. This progress has not gone unnoticed. Soon your colony will begin attracting various folks, some good, others desperate, some tricksters, and those who just want to see you destroyed. Ah, bella storia. Arm the gate with colonists or keep some specialists close by to defend yourself from the inevitable raids.
Abbiamo appena fatto il cancello e già ci arrivano i raid, vabbè. Speriamo di non morire, ma anche se moriamo è stato un piacere conoscervi. Allora, proviamo a fare il coso che taglia la legna. Mettiamo un altro di vedetta, due persone, tanto siamo in 12 per ora. Un gruppo di sopravvissuti, ok, altra scelta. Sono 7 persone e 3 bambini, 7 adulti e 3 bambini, e ci portano 12 pesci, 5 strumenti, 8 scatola, 3 vestiti e 3 pillole di iodio. Cosa dite? Accettiamo tutti, prendiamo dai. Dobbiamo fare delle case però adesso di nuovo. Dobbiamo fare altri due cosi di tende. Uno lo mettiamo qua. E l'altro non ci sta qua, no. Siamo già in emergenza abitativa, ragazzo. Dove cavolo li metto questi? Li metto qua accanto alla foresteria qua. Boh, li metto qua, facciamo una strada che passa di là. Che casino. Dici persone sono senza casa, lo so. Chi è che ha senza... Chi è che è senza risorse? Non abbiamo abbastanza legna. Oh. No, è vero, non abbiamo più acqua perché sono arrivate della gente nuova. Kaiser. Riusciamo a fare un altro water collector qua? Vicino ai gabinetti? Questo ora però deve avere la priorità altissima. Posso metterne anche qua di altri cosi di acqua? No, non gli piace. Ma scusate, abbiamo un lago mare enorme, infinito qua e no. Scusate, la vista è idrica. Dov'è che abbiamo altra acqua? Allora, là. Ma perché questa non gli piace? Forse perché qua c'è la scogliera, ma se vado qua invece, scusami. Non gli piace. Ah, perché sono aree non esplorate. Medium efficiency. High efficiency, fallo qua allora, mannaggia la miseria. Siamo sempre senza legno, ho capito. Ah, ma è arrivata una tizia nuova. Chi è questa? È una scienziata, brava. Mi piacciono gli scienziati perché sono ottimi per raccogliere la legna. Questa forestry mi sa che avrei dovuto. Questa lumberyard avrei dovuto farla prima, mi sa. Eh sì, dovrei fare un pochettino più di ordine, hai ragione, è un po' un casino. È un po' tutto a caso in questo momento, fa schifo. Fa schifissimo. Dovrei fare un'area abitativa, seria però. Cosa... Allora, aspetta, facciamo... Si possono muovere queste cose qua? No, posso solo demolire.
Ma se demolisco mi ridà tutto? Non mi darà un cavolo probabilmente. Aspettiamo un attimo, Pier, proprio prima di rivedere la situazione. Ma lui cosa sta facendo? Lui non sta facendo niente. Vai a vedere un pochettino cosa c'è qua, tipo. Esplora, ragazzo mio, esplora. C'è gente senza casa, ma perché siamo senza legna per ora. Ma non per volta, lui cosa fa? Niente? Ma si è sempre senza acqua, avevamo costruito la roba della vita infinita. Ah, qua c'è un sacco di cose di concrete. Se dovessimo finirlo. Ma tanto ha detto che abbiamo sbloccato la world map, vuol dire che possiamo andarli in giro a caso adesso. No, no, non andare a prendere il concrete, volevo rispedirti a casa. E sono tutti senza acqua, ma questa cosa di acqua, riusciamo a costruirla? Porca miseria, dai. Un po' di legna. Ma c'è legna ovunque. Vai, vai. Oh, che gente pigra che mi ritrovo qua. Move work area la metto qua, perché là non ci sono già più alberi. Dovrò fare poi il tizio che pianta gli alberi adesso. Ma world map vuol dire che se apro la world map. Ah. Posso mandare dei tizi. Scusa, posso prendere tipo lui e dirgli. No, come. C'è un museo qua, mi piacerebbe mandare al museo. Perché non. Boh. Cioè, ci sono delle altre aree, posso fare delle. Societies, milestone. Societies cos'è? Ah, non ho trovato ancora delle società, va bene. No, non voglio fare dei water collector. Lo so che sono in crisi di acqua, ma c'è già il water collector qua, è priorità alta. Adesso mi muore tutta la gente perché sono senza. Ma perché questo adesso non va più bene? Ma è uno storage. Boh. Contro le scroll per ridimensionare l'area. Perché qua gli va bene? Non capisco la work area dei depositi. Ah, ok, non forniva il legno qua. No, scusami. No, abbiamo solo uno di legno. Cosa dice? Boh. Non lo so, non sto capendo quel discorso là. Ma quello sta battendo il mondo in un modo incredibile. Dov'è che è il tizio che riforesta la roba? Ma bisogna di un sacco di legno, no? Aspettami un attimo. Chi è qua? Treasure mapper. A strange weather balloon-like object drifts across the sky and lands in the middle of a colony. It's carrying some kind of measuring equipment, but you're not sure what kind. There's a paper with a message on it. Where the ever running snake makes its turn, go ears worth to the old man of the forest, help us. Where should you send an expedition? Okay.
Dove il serpente che scorre sempre fa la curva. Vai un anno. Verso il vecchio uomo della foresta, aiutaci. Ma no, scusa, perché il 3 è la meno sensata? Cioè, io direi. Ah, l'Ever Running Snake penso che sia il fiume. E Old Man of the Forest penso che sia un old tree. Perché dite la terza? 12, pa 12 passi dal fiume? Ah, per voi dite un anno. Però Big Rock no, scusatemi, Big Old Tree. Direi. Non ha funzionato niente comunque, non so perché. Abbiamo trovato dell'equipaggiamento scientifico. Però è già stata saccheggiata la zona. Ok. Ci sono ancora 4 persone senza casa. Build a warehouse. Come ci sono delle risorse per terra che vanno male? Ma abbiamo. Scusami, ma è già qua la. Ma questa ha bisogno, va bene. Dove gliela mettiamo? Gliela mettiamo qua, dove ci sono tutti gli storage. Non è chiarissimo, ma non capisco la ricerca come si faccia più che altro. Ho legno adesso, sì, è vero, 11. No, non più. Devo fare il tizio che fare. Perché continua a dirmi di costruire un water collector? Ce l'ho. Ah, ma non lo stanno ancora facendo. Perché non lo stanno ancora facendo? Ah, la costruzione è iniziata. Ma finitela anche. Anche qua. Ok, adesso siamo a posto di acqua. Ne abbiamo un botto, anzi. Meglio così. Dobbiamo fare il. Basta? Perché mi continua a dire questo? Non lo voglio? Togli? Via? Perché me lo evidenzia? Non lo voglio. Il forestaiolo qua. Lo farei accanto a quello che disbosca. Cosa ne dite voi? Mettiamolo qua, così è un pochettino più ordinato. Ci mettiamo la stradina accanto. Basta con quel coso dell'acqua. Ok, ma non vorrei che si sia buggato perché ho fatto così. Boh. Sì, adesso ho legno per fortuna, ho raccolto tutto quello che c'era qua nei dintorni praticamente. Ma cibo ne abbiamo, ne produciamo abbastanza adesso. La produzione 8, consumo 18, no? Non ne produciamo un corno, ma qua posso fare delle altre pescherie. High efficiency, ottimo. Ok, disboschiamo tutto là per fare le pescherie infinite. Non abbiamo abbastanza materiale, ma adesso. Ah, non abbiamo abbastanza.
Ma questo lo fa lui, no? Sì, ne fa 6 al giorno. Arriveranno, dai, pian pianino. Warehouse è a posto. Ma nel warehouse cos'è che mettono nel warehouse? Boh. Perché quella plastica là va lì, sì. Quante persone sono senza lavoro? Workers 10. Se ti mettiamo un'altra tizia a far plastica, qual è? La cosa di cui sono un po' preoccupato è per la ricerca. Perché non sappiamo niente della ricerca in questo momento. Questo è il nostro fighter. Fighter, stai da queste parti qua che non si sa mai. Lei sta facendo il legno, ok. No, mandiamo questo a raccogliere il concrete, già che c'è del concrete qua. Perché il concrete possiamo solo raccoglierlo ora come ora. Direi tu allora vai a prenderlo da qua, visto che abbiamo. Cos'è questo? Ah no, è l'indicatore di lei che si può. Lol. Questi di cosa hanno bisogno, per esempio? Di legno e concrete, di legno e concrete. Ok, ho fatto bene a mandare a prendere il concrete perché ne avremo bisogno parecchio. E però non possiamo farlo in altro modo se non quello. Siamo dei cavernicoli, praticamente sì. Praticamente sì. Uga buga. Shelter space, abbiamo spazio ancora per due persone. Ok, abbiamo un pochettino più di cosa. Quella dobbiamo aspettare che finisca di produrlo. Però, allora qua. Ok, send to world map. Aspetta. Ah, ok. E adesso da qua posso mandarlo là? Vediamo. Ci sta andando. Ci metterà un po', immagino. Beh, noi intanto torniamo qua, vediamo cosa gli succede. Lui è il picchiatore, per cui dovrebbe essere quello più in gamba di tutti e sopravvivere in una situazione del genere. Questo è sempre un po' a rilento. Qua, come sono messi? Manca legno e concrete, manca legno e concrete. Però concrete ne stanno facendo un po', no? E io qua ho bisogno del riforestatore perché sennò l'altro mi disbosca il mondo. Scusa, disboschino. Facciamo che ti metto la work area qua. Che dici? Così mi disbocchi quest'area che non me ne può fregare di meno. E l'altro pian piano la rinverdisce questa qua. Ora ne fanno 12 al giorno, ma ancora non abbiamo abbastanza plastica. Ma ce ne ho 6! Perché non la stanno trasportando? Ah, perché sono solo 4 trasportatori. Sono abbastanza tristi perché abbiamo meno 72 perché dormono male, meno 2 perché è sporco, meno 2 perché sono stanchi. Però io oltre che dormire così non ho altre opzioni. Cioè, posso fare delle tende singole, ma non penso che cambino molto le tende singole. Cioè, fanno schifo uguale. Ma poi costano di nuovo della plastica. Io non ce l'ho tutta questa plastica. Devo fare prima il
FOE. Di che sigla stai parlando? Chi è FOE? Ok, concrete siamo così a posto, anche di legno siamo. No, no, non siamo a posto, Kaiser di legno. Quanto ne produce questo? 4 al giorno, ma non è poi così tanto. Però non posso neanche metterne due perché sennò. Forge of Empires. Ok. Ma Forge of Empires è un gioco mobile, è tutt'altra roba. Ma tra l'altro qua abbiamo dell'altro storage, perché si è fatto fare le cose di lab? Non so dire. Come si è messi qua? 12 su 15, 14 su 15, 12 su 15. E ci manca ancora un concrete, dai portami quel concrete. È lui che lo sta portando? Ma è una bambina? Mi ha portato il cemento armato la bambina? GG, grazie. Cos'è questo? Local bandits seem to be on the move once again. They are looking to enhance their arsenal and are raiding nearby military camps. This could be a chance not only to stop them from gaining strength, but also to claim their findings for yourself. Votate. Io boh. Non mi sento in questo momento di andare a picchiare dei rider nei campi militari, però. Ci avrei scommesso, Pierpa, che votavi, di andare a picchiarli nei campi militari. Uno e due. Ecco, così però vinco io ero più per la 2. Però dai, va bene, dai, Pierpa, facciamo come la rischio. Dai, provo a rischiare come. Ma devo farlo dalla mappa? No, è una quest che mi ha dato tipo. Non è successo niente. Build a water source. Ma l'ho costruita la water source. Skip. L'ho già costruita? Ma sono qua in giro, military camps. No, non sono qua i military. Ah, qua sotto, ok. In questo momento c'è ancora il tizio che deve tornare. Ok. Tech tree, ok. You have collected your first science point. Come? Ah, con il tizio che è andato in là. You can now open the tech tree and choose your first technology. Unlocking technologies requires both science points and time. Ok. Allora, vediamo un po'. Cos'è che abbiamo qua? Abbiamo food. Questo ci dà survival che dà produzione più 20%. Ok, quindi pesce e carne più 20%. Ed è il primo per forza che dobbiamo fare di cibo. Poi qua abbiamo allora o centralized repairs. Ok, c'è un posto dove fissano in automatico le cose. Oppure crowbars. Più 20% di produzione di plastica e metallo. Heavy tarps.
Ah, ok, più resistenza alle tende, nurses. Le infermerie hanno uno slot in più. Guardians. Ah, sblocco il posto di guardia. Water pipes trasportano. Ah, posso fare un water tower? Solar Power 1. Producono energia. Al momento non ho bisogno di energia. Io più che altro ho paura della gente che mi arrivi a picchiare. Per cui farei il posto di guardia. Production Limits. Ok, ha senso. Researching Guardian, sì, ok, sta cercando, sta facendo quella ricerca là. Ah, di concrete siamo mediamente a posto, dai. La plastica qua ancora non si è messa a posto, ma qua dovrebbero avere tutto. No, manca un legnetto qua. Arriverà qualcuno a portarlo quel legnetto o no? Deposit depleted, ok. Abbiamo finito là quel concrete. Ah, ma c'è un altro concrete qua, da quando? LOL, era uno al bagno quello, c'erano dei più che uscivano dal bagno. Cos'è questa roba? È stanco? Vai a raccogliere questo concrete qua. Visto che l'altro è finito. Ah, questo è posto? Ok, waiting for. Ah, questi stanno costruendo tutti, ottimo. Così adesso dovremmo iniziare ad avere produzione in positivo di cibo. Adesso produciamo 8 ma consumiamo 18, per cui. Ma no, cos'è che c'hanno questi che non va? Stanno molto male. Forse ci conviene fare l'infermeria a sto punto. Cos'è che mi suggerisce adesso di fare? Ma le ho già fatte plastic e metal. Scusa, fammi fare l'infermeria che qua c'è la gente che muore malissimo. Non mi chiede roba che non ho. Ce l'ho io questa plastica strana, eh? Questi ce li ho, ne ho 27. Questi ne ho 10. Questi, prima che arriverò ad averne 10, probabilmente sarà finito il mondo. Ma quegli altri 5 cosini là? Ah, fibre, ok, ce le ho. Non so perché, ma. Serious mu ah, mutations proprio, cioè diventano dei. Pazzi? Non lo so. Got it. Va bene, l'ho già costruito quegli affari là. Perché mi fa il tutorial adesso che ho già finito? Severe mutation, ma cosa. È una bambina, tra l'altro. Ah no, è un bambino, che cavolo? Esposizione alle radiazioni, ma dove radiazioni? Ah, qua, questo, ma come. Perché stanno raccogliendo del legname, tra l'altro, là, quei tizi, quei bambini? Chi è che gli ha detto di raccogliere del legno ai bambini? Cioè dei bambini che si stanno morendo di radiazioni, ma. Che è successo? Pollution deposits. Li ho visti.
Ah, questo è a posto? Ma se lo mando qua da solo muore probabilmente. Aspetta. Vai. Vai a guardare cosa c'è. Ah, ok, esplora, poi mi dirà. Ah, mi ha già detto in realtà. Ci sono dei tizi cattivi? Quindici danno, 20 danno. Proviamo. Potevo mandarne due, effettivamente. Pollution, sì. Ah, ma creano inquinamento anche i gabinetti? Lol. Beh, effettivamente. Allora, ci sono delle aree messe proprio malissimo. Non abbiamo trasportatori, ma perché sono tutti che lavorano? Eh sì. Sa di sì. Oh, aspetta, togliamo. Scusa, togliamo. Come faccio a. Ah, ok. Adesso c'è un trasportatore, ma non abbiamo più. Ah, perché abbiamo aperto tutte queste pescherie, quindi adesso. Scusate. Togliamo un lavoratore, cioè lasciamo una pescheria inattiva al momento, perché se non abbiamo gente che ci costruisce le cose, cosa. Ok, ma arriverà della gente poi prima o poi, no. Adesso qua facciamo la. L'infermeria e avrò bisogno di altra gente, quindi non ce le avremo già poi di nuovo più i tizi a. Acqua quanto ne facciamo? Produzione 40 e consumiamo 22. Se mettessi in pausa questa, tipo. Andiamo a 5. Ma va bene. Cosa che dice? Plank depleted. Demolishing buildings. Ok. Ah, ok, Guardians è a posto. Quindi adesso abbiamo la possibilità di costruire il guard post. Però se non abbiamo gente che viene, non è un granché. Questo fa scambio, questo. Allora, io farei la produzione di cibo migliorata. Berries depleted, ma non so perché vanno a raccogliere, questi bambini vanno a raccogliere le cose. Thomas è morto di radiazioni. Mi spiace. Bimbo mio, gli facciamo il cimitero allora, scusami. Cimitero però lo farei. Un po' fuori mano, posso farlo un po' fuori mano al cimitero? Lo facciamo qua al cimitero. Ciao ragazzi. Ne chiede di roba anche al cimitero, mannaggia. Cure the colonist in a medical facility. C'è qua il. Ma è morto il bambino, mi sa. Cioè, mi continua a puntare su quello che è già morto.
Dicevi che fa un po' di plutonio, ma mi sa che ci arriva solo le penne per un po' di plutonio. Ah, ma adesso ho capito, questi raccolgono le cose in automatico. Cioè, tipo, se lo mando qua, gli faccio raccogliere le bacche. Adesso l'ho capito. E quindi io questo, gli avevo messo il coso là. E quindi i bambini andavano là con la radiazione a raccogliere la legna. Porca miseria. No, 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 no. No, non voglio che raccogliate della roba, bambini. Boh, così. Adesso ho capito cos'è quell'affare là. Cioè, tu gli metti l'area e loro vanno a raccogliere risorse in automatico in quella zona, ma no, no, no. Oh, c'è della gente, mi sa. Wandering Merchant. C'è un tizio che... allora, ci offre 22 di metallo per 18 di fibre. Oppure 5 medicine per 12 cibo. Credo sia cibo quello. Boh. Oppure 9 vestiti per 15 di metallo. Boh, non penso che siamo interessati. Non credo ci serva niente di questo. Al momento. Che dite? Skip. Skippiamo. Dai. Per ora. Ma com'è fatto sto furgoncino? C'è una papera che ballava sopra. Qua mancano le risorse. Manca di nuovo la plastica. Non ne produciamo abbastanza di plastica. No, ne fa 8 al giorno, ma... beh. Non saranno sufficienti, probabilmente. È colpa mia se si è morto quel bambino di radiazioni. Ma tra l'altro anche questo coso qua in mezzo non è una buona roba, ma non so come toglierlo. Cioè al momento non abbiamo nessun modo per... lo sto costruendo il coso, ma... Siamo un po' senza plastica al momento. Allora, tu tizia, vai a vedere un po' qua sopra cosa c'è. Esploriamo un po' in quella direzione. Qua abbiamo visto qualcosina, abbiamo visto che c'è questo concrete ruin enorme, ma... Ma il tizio invece qua sta ripiantando alberi? Spero di sì. Ah, c'è un large concrete. Cos'è questo animale? È un orso, vai via! Vai via! Mannaggia, mi ha fatto malissimo! Mi stai seguendo? No, è tornato indietro, pare. Sì, si è tornato via. Mareo, che paura! Ah no, sta curando qualcuno qua comunque, qua sembra. Boh, ma c'è un altro in coda, sì. Survival skill è terminato. Adesso possiamo fare o Wider Pierce. Cioè che produce più uno di pesce per ogni cosa. Oppure possiamo fare Basic Farming. Pack Tactics.
Questo fa work slot più uno per i co due così là. Ma questo non mi dispiacerebbe provare a fare le fattorie. Poi forse era meglio andare su altro, perché poi cosa che fa? Inventory, reclaimable materials. Medical training, education, pavement, fishing. Non vedo niente comunque che ci possa togliere l'inquinamento a breve. E questo? Ah, quello ha fame. Sta morendo di fame. Ma ne abbiamo di cibo comunque. Qua sta curando qualcuno, speriamo il tizio pieno di radiazioni. Ah, questo sta combattendo. Ma tu riesci a rimboschire? Fai tipo qua, ecco. Small concrete ruin, ok. Ma concrete per ora ne abbiamo un po', per cui ci sta. Come prossima cosa, dopo il cibo, mi sa che faremo il... Ma siete riusciti a farlo sto... No, non ancora. Sto bambino va a fine che ci marcisce là in mezzo ai piedi. L'outpost invece, dov'è che lo troverò qua? Ah, qua, guard post. Posso farlo, ho bisogno di legno in realtà al momento. Ok. Non so se fare delle tende. E a tutto non ho plastica. Mettiamo il posto di guardia qua, dai. Non abbiamo legno, ma lo faremo. Tanto ci portiamo avanti, perché qua mi sa che... Ah, quello sta portando la plastica. Ok, ottimo. È che non abbiamo un buon passaggio. Non c'è una strada qua, beh. Eh no, perché c'è quell'affare in mezzo ai piedi, porca miseria. Mi spiace che qua passi accanto, non riusciamo a farla. Facciamo così, che così passa un pochettino più distante. L'inquinamento, magari scelgono la strada e non di passare in mezzo al suolo inquinato. Contamination è molto contaminato.
Gli altri di decontaminarlo, ma non so come lo decontaminano. Environmental stations work area. Ma non ho delle environmental station al momento. Ok, al burial pit, per cui il tizio lo seppellite. Speriamo, cioè, ah sì, c'è quella là che sta andando, penso, a prendere il cadavere. Ovvio costru... No, la sto costruendo, effettivamente non ho ancora costruito la strada là sotto per non farvi fare il giro in mezzo a... alla morte. Tizio, come sta, scusami? È là che si sta picchiando. Ci vorranno ancora dei giorni, probabilmente. Vediamo adesso se... Tra l'altro, invece, le cose estetiche costano degli affari, no? Cioè, se mettessi tipo... un pochettino di... vegetazione tipo qua. Ok. Allora, basic farming l'abbiamo fatto, per cui costruire quella roba là. Ma cos'è che mi diceva? Mi diceva... Resources, spirit, inventory, reclaimable. Tanto mi fa dei glitch grafici strani quando mi hai risposto qua. Simple decoration remembrance, boh, education, school, healing speed, toilet. Allora, andrei quasi sul colony al momento. Questo dà più resistenza alle nostre tende. Questo migliora le... Questo perché poi ci dà degli edifici migliori, la gente lavora meglio. Mentre invece qua cos'è che fa? A crowbars dà più produzione. Che non è male effettivamente. Maintenance depot automatic claims contamination. Ah, no, forse questo ci può servire. Cioè, forse questo è quello che serve per togliere la pollution. Potrebbe essere quello che ci serve. Ah, adesso abbiamo tra l'altro la possibilità di fare la farm. Piccola farm. Però in suolo fertile. Suolo fertile ce n'è tipo là. O là dove c'è il deposito di plastica. Qua accanto al deposito di plastica non mi sembra male. Grow slowly in large quantities.
Vediamo, magari non è poi così utile, ma... Guarda che bei cespuglietti che vi ho messo, ragazzi. Ah, ok, devo selezionare da qua che cosa voglio se... No, non me l'aveva chiesto. Dobbiamo prima costruirlo, probabilmente. Siamo però di nuovo con gente... Con poca gente, mi sa. E questo non è ancora finito. Non so dove andrò a pigliare tutta questa gente. Non posso tipo sparare un flare e invitare delle persone. Boh. Sì, è vero, la bambina si è salvata perché non mi ha più detto nulla. Ho visto che vanno lo stesso nell'area contaminata, non so tanto cosa fare. E tanto sti cosi sono super contaminati. Ma non ho capito se uso le pastiglie di cloro per... Boh, nel dubbio andate a disintossicare quella roba là. Sono di nuovo senza carrier. Allora, dobbiamo scegliere che cosa piantare. Select next. Allora, questo cresce in fretta. Di patate, dai, per ora. Che non abbiamo fretta in questo momento. Però chi cavolo tolgo? Sì, siamo sotto attacco, mannaggia. Ma da parte di chi? Sono spariti? Ah no, sono là. Ragazzi. Ma sono dei topi. Ma sono i topi ciccioli di prima, eh. Ah, ok, abbiamo distrutto i... Va bene. Malnutrition. Ah, ok, devo fare dei vegetali, infatti li stiamo mettendo. Ma... Più che altro non so dove tirare fuori dei lavoratori in questo momento. Cioè abbiamo bisogno di tutto in questo momento, che cosa... Magari il pozzo dell'acqua non ha bisogno di lavoratori? Requires a worker. No, questo forse non ha bisogno di lavoratori allora. Vediamo, magari facendo dei pozzi riusciamo a risparmiare qualche... Ma il tizio è sempre là a picchiarsi? Ah no, ok, l'abbiamo sconfitti, va bene. Vado, dai, facciamo che attacchiamo il prossimo. Ma lui come sta? Sta bene? No, fallo tornare prima a casa, dai.
raccogli. Scusa, qua c'è della fibra. Visto che abbiamo sconfitto, raccogli almeno la fibra, poi dopo torni a casa. Magari con il pozzo siamo poi più tranquilli. Però non abbiamo gente che trasporta. Allora, vai tu, va. A portare le risorse. Tizi sono stati curati in infermeria, per fortuna. Tu anche vai a lavorare qua, grazie. Ah, ok, ma manca il legno, tanto. Allora, siamo bloccati sempre per quel discorso là. No free credit. Ma invece come ricerca come si è messi? L'ha finita. Ah, ok, ma non abbiamo più punti di ricerca. Però possiamo fare il maintenance dei pot che dovrebbe fixarci il problema dell'inquinamento. Dai, questo qua. No. Ah, cleans and repairs affected building. Qua che cosa dice? No, environmental station, non è quello che ci interessa. Niente, no, non lo costruisco allora. Nulla. Nulla. Legno, perché questo non produce legno? Legno, legno, ci serve legno. Cioè, noi stiamo pescando del pesce da qua. 6 al giorno. Cosa quanto fanno, scusatemi? 10 al giorno. Ma non conviene chiudere quello e fare quell'altro di là? Scusami, ma... Via lui. E vai tu. Cioè... anche a me sembra che si stia espandendo, perché qua al cimitero non mi ricordavo che ci fosse la roba. Però penso che qua la dica come contaminata per il fatto che c'è... Cioè crea inquinamento comunque il fatto che ci sia seppellito della gente. Come crea inquinamento il bagno. Per cui si è espanso un po' in giù. Comunque manderei qualcuno qua in world map, visto che... Cioè non lo mando a picchiare, lo mando a raccogliere roba, tipo questa plastica qua. Tu hai fatto? Ti avevo mandato a raccogliere qua. Non c'è gente per lavorare là. Dove sono tutti a lavorare, sti qua? Tolgo uno di difesa allora. Tanto c'è già il guard post qua.
Ah, ma fanno il giro comunque di là, non avevano finito là di costruire la strada, comunque, guarda. Bremen. Eh sì, no, infatti, per di più è della gente contaminata, quella che è stata seppellita là, per cui... Faccio la stradina che va in qua per i campi. E la plastica. Sto disboscando tutto qua. Allora, ha finito Tizia. Ottimo. Vai a raccogliere anche la carne, già che ci sei. È un po' una fregatura sta roba qua che non abbiamo gente. Se di nuovo senza. Metto un attimo in pausa la produzione di plastica. Perché se no non trasportano le cose, non finiscono le strade, non... Adesso questo sembra che stia prendendo la strada, effettivamente. Sembra che adesso vadano per la strada corretta, dai, almeno. Ci possiamo a posto? Sì. Acqua, siamo a posto. Se finisse sto pozzo, magari saremmo anche più tranquilli, non so. Ah, cos'è il tizio quello che mette gli alberelli piccolini? Lel? Ma il cibo dice che non è abbastanza. No, beh, ma abbiamo sia carne che... Che altra roba? Qua pian piano stiamo ripulendo il metal scrap, dovremmo poi metterlo da un'altra parte, ma ce n'era forse uno qua, sì, che però è tutto pieno di inquinamento, incredibile. Boh. Inizio a essere stanchino, ragazzi. Comunque, devo dire, per ora è interessante, ma ci sono un sacco di cose da capire, da imparare. Come tutti, in realtà, questi tipi di giochi qua. Ok, è finito, lo sto costruendo. Sono curioso di vedere solo sta roba qua. Vediamo un po' cosa cambia. Ah, ci sono dei sopravvissuti al cancello? Ah, no, io li accetterei fortissimo. C'è solo un adulto, tre bambini e un vecchio, ma... Abbiamo bisogno di gente che lavora. Abbiamo abbastanza case, però. Forse giusto, giusto. Little Town. Ok. Ah no, ok, non abbiamo abbastanza case, no. Facciamone una tenda allora qua. O qua dietro. Mettiamo questa tenda da due qua dietro.
Nella via di nuovo legno. Però almeno posso rivedere la tizia che fa plastica. Cosa fa questo? Ah, è senza casa. E se troviamo 6 di legno, te la faccio volentieri la casa. E questo ci mette un giorno intero per fare 6 di legno. Non abbiamo più dei depositi di legno qua nei. Ci sono degli edifici danneggiati? No. Ah, qua c'è del legno, ma c'è l'orso prima. C'è qua del legno nella zona radioattiva. Posso provare a mandare gli specialisti a raccoglierlo. Non so se gli specialisti ci muoiono. Allora, tu prova ad andare a prendere quel legno, vediamo un po'. Comunque no, adesso sono furbi, adesso fanno il giro sulla strada. Ha molto senso. Ah, non qui perché dici se si espande è un casino. Speriamo di no. Ma in realtà non l'ho ancora costruito, posso cancellare la costruzione e farlo. Mettiamola qua, dai. Adesso che non abbiamo abbastanza materiali per la tenda. Ma adesso poi ne recuperando quello che abbiamo annullato. La plastica c'è, il legno solo in parte. Però tre ne hanno fatti di legno. No, curiosità, questo ci dà dell'acqua. Water 9 e non mi usa dei lavoratori. Per cui se io questo lo metto in pausa, siamo a posto? No, siamo a meno 4. Bisognerebbe farne un altro. Questo qua ti produce 13, questo produce 14. Adesso siamo su di 10. Servirebbe un altro pozzo. Però se facciamo un altro pozzo possiamo risparmiare su un lavoratore, quindi riuscire ad avere qualcosina di più. Qua come messe? Come sono messe le nostre patate? 30%. Ah, questo è il posto, ok. Direi vai a raccogliere quello e poi lo facciamo tornare a casa perché quello si è preso un po' di danno. Va bene, dai ragazzi, diciamo che chiudo. Sì, no, stacco anch'io, Pierpa. Per domani dovrei svegliarmi presto. Facciamo save, new save, va bene. E c'è anche il photomod. Ah, ok, vabbè. Grazie di tutto, ragazzi. Pierpa, Brema, buonanotte.